Oggi, quanto fattura oggi Jazz? 4 miliardi di dollari. Questa puntata di Insider siamo a Sandy Spring, siamo alla Jazz, come si vede dal cartello che c'è scritto qui dietro, azienda di logistica. Nicola mi aiuta a spiegarla. Significa anche capire tutte le dinamiche connesse con trasferimenti di merci, ma anche di regolamentazioni, di dazi, di logistiche interni, di tipologia merceologica. Insomma, c'è tutta un'area dei servizi connessi con le spedizioni. La cosa interessante è che questa azienda nasce in Italia, vicino a Milano, cresce, trasferisce la sua sede negli USA principale e arriva a 4 miliardi di fatturato. Come? Ce lo racconta il suo amministratore delegato, Marco Rebuffi. Il CEO, amministratore delegato e presidente della società. Ciao Marco, grazie mille. Ciao Davide, piacere di conoscerti. Io partirei dalla tua storia personale, cioè come sei arrivato negli Stati Uniti? Sì. Come nasce la tua storia con Just? La mia storia con Just nasce per pura combinazione. Ho incominciato a lavorare per questa azienda che non avevo nemmeno 18 anni. Io lavoravo nel settore operativo, occupavo di spedire merci dall'Italia via aerea verso tutto il mondo, che era esattamente quello che faceva la JAS. Infatti JAS sta per Jet Air Service, e quindi durante i primi 7 anni, dal 78 all'85, abbiamo soltanto fatto spedizioni aeree. Dall'86 in poi abbiamo cominciato anche nel settore marittimo. Sono occupato di vendite, poi direzione di filiale e poi direzione di regione. E nel frattempo ho cominciato a viaggiare anche negli Stati Uniti, venivo qua nel Southeast degli Stati Uniti ed ero anche responsabile del business tra l'Italia e la regione Southeast degli Stati Uniti. Venendo negli Stati Uniti mi sono innamorato del paese e ho visto un'opportunità di crescita tanto per Jazz che anche al mio livello personale. Avevo 33 anni, mi interessava l'idea di fare un'esperienza all'estero. E così venni qua. A quel tempo noi si aveva 4 società diverse negli Stati Uniti, tutte molto piccole, che non andavano molto bene. Fu fatto un merger, io fui promosso a numero 2 della nostra American Subsidiary. Dopodiché divenni CEO dell'American Subsidiary nel 97. Ci siamo resi conto che questo mercato aveva delle potenzialità incredibili, vivendolo di prima persona. Ma siccome il nostro è un business per definizione connected, pensavo che a quel tempo noi eravamo più che una multinazionale, veramente un'azienda italiana che faceva un business all'estero. Cioè il centro di tutto il mondo già era l'Italia, dove tutto iniziò, appunto nel 78 in quel di Milano. Il catalizzatore che serviva era creare un worldwide head office via dall'Italia. E mi sembrava che il posto giusto fossero gli Stati Uniti. E da lì poi la cosa è decollata. Oggi l'Italia, che rimane uno dei nostri punti di forza a livello mondo assolutamente, rappresenta il 18% di tutto quello che facciamo. Sei d'accordo? Potremmo farci un giro, sì. Che ho altre domande da farti. Una delle cose che mi ha raccontato bene Nicola è di come questa serie si sia orientata, pensato sul modello Silicon Valley, cioè a creare un'esperienza positiva per i dipendenti e le cose. Sì, questa era l'idea, la nostra casa per i nostri colleghi, i nostri dipendenti, per i fornitori che vengono a trovarci, per i clienti che vengono a trovarci. Quindi in questo senso Building 2, che poi ti faccio vedere dopo, ha degli aspetti di ospitalità, c'è un ristorante, 10 suites, quindi se la gente viaggia e vuole fermarsi qua, può fermarsi qua a dormire. Ma è proprio stato fatto con questo concetto, che la nostra casa diventi anche la tua casa quando ci vieni a trovare. E questo mette al centro anche il senso di customer service. Assolutamente, i clienti possono prenotarla direttamente online. Tieni presente che il motto da noi è People Make the Difference. Che era il discorso agli investitori di Larry Fink quest'anno, no? Il CEO, certo, di BlackRock, cioè pensiamo, certo, ai dipendenti. Se l'azienda performa bene, deve distribuire parte di queste cose qua, vi ritorna tranquillamente indietro questo investimento che fate. Però legato al risultato, Costruire un senso di belonging, cioè un senso di appartenenza all'azienda, perché è chiaro che non è poi soltanto una questione di denari. Le aziende si vedono in tanti momenti, soprattutto in quelli di difficoltà. Noi, per esempio, abbiamo una politica
del no layoff, cioè noi non lasciamo mai a casa nessuno. Gli Stati Uniti rispetto all'Italia sono famosi anche nei piccoli dettagli per una customer service totalmente diverso da quello che è concepito in Italia, poi in una società di servizi ancora di più vale questa cosa. Qual è la cosa che hai implementato che secondo te ha fatto proprio la differenza? Però ti faccio un esempio proprio facile. Guarda, lo vedi anche qua. Non ci sono centralini automatici, ci sono persone che rispondono al telefono. Sembra una banalità, ma non è una banalità. In un mondo dove questo non succede più, di fatto, dove tutti quanti abbiamo da fare 27 numeri diversi per riuscire a capire da che parte andare, questa è un'esperienza che per esempio Just non ti dà. Just ti risponde a qualcuno e ti dice che cosa vuoi. Sì, questo è il settore ristorazione. Noi abbiamo costruito questa cucina che, come vedi, è una cucina industriale, perché poi non vedi la parte dietro, ma va avanti con tutti i frigoriferi e delle cose. E ovviamente anche questo è un ambiente che viene usato, vedi, si può anche mangiare fuori a seconda del tempo. Ci sono anche delle dove tu, se vuoi, puoi sederti qua tranquillo, hai uno schermo gigante che viene giù, puoi vedere presentazioni anche qua. Qua dove vengono fatti i corsi di training, qua come vedi è tutto collegato e registrato. Come si costruisce una reputazione forte negli Stati Uniti? La reputazione nel mio business è praticamente tutto. Noi non vendiamo un prodotto che è ben identificabile, noi vendiamo un servizio. Gli Stati Uniti sono un mercato che è completamente diverso dal mercato italiano. Col cliente qua devi essere, una parola direi su tutto, onesto. Se c'è un problema, di che c'è un problema. Non girarci intorno, perché il cliente capisce che qualcosa ogni tanto non funziona, è normale. Non c'è bisogno che provi a condirtelo, non c'è bisogno che tu provi a raccontargli qualcos'altro. Gli dici la verità, cioè il discorso della reputazione. Una persona onesta che ti dice quello che sta succedendo. Questo approccio è completamente diverso. Come dice il detto, solo chi non fa non sbaglia. Assolutamente. Volendo dare 3 consigli, così facciamo tutto. I 2 consigli per il manager, direi questo. È un mercato importantissimo, è il mercato più grande al mondo. Ragiona con delle quantità e completamente diverse da quelle a cui noi siamo abituati. Si dà molta importanza al risultato, alla trasparenza, all'onestà. È un mercato che a livello personale può dare tante soddisfazioni, tipicamente paga molto meglio e senz'altro vale la pena, di se c'è la possibilità, di venire a fare un'esperienza americana, e se non c'è vi suggerirei di crearvela. Dal punto di vista dell'imprenditore, un errore che non deve essere fatto è quello di sottovalutazione. C'è un po' di, tra virgolette, faciloneria, e invece non è un mercato facile, e invece non è... è un posto dove devi venire e dove devi essere preparato a fare investimenti seri, investimenti importanti, non pensare che il risultato, il profitto sia immediato, dare tempo al tempo. Però poi ho visto che quando ti sei costruito questa reputazione, ti sei fatto il nome che ti sei fatto a livello di azienda, poi le soddisfazioni economiche sono veramente incredibili, perché ripeto, è una questione di dimensioni. Cioè qua quando fai qualcosa di grande, anche come clienti, come operazioni, sono veramente grandi. Non è un mercato dove venire, provare e scappare, è un mercato dove venire, provare, continuare, perseverare finché va. E sicuramente poi va, perché e quando va poi il reward è molto alto. Marco, grazie mille. È stato un piacere.